Ebbene, cari amici, ben ritrovati a tutti voi. Buon sabato a tutti voi da Manuel. Benvenuti anche oggi in macchina, come potete vedere. Vi mando un abbraccio forte, auguro a tutti voi appunto un buon sabato per questo nostro appuntamento giornaliero. Vi ricordo che sono già programmate le tre partite di Serie A per oggi, quindi mi raccomando, ragazzi, mettetevi comodi, ma soprattutto l'appello che faccio sempre a tutti voi è quello di attivare le notifiche in modo da non perdervi nessun contenuto. Detto ciò, partiamo con la nostra intro. Vi ricordo, come di consueto, ragazzi, che in descrizione c'è tutto quello che dovete sapere riguardante appunto il bar del calcio, quindi mi raccomando, amici miei, date un'occhiata, informatevi. Tra le tante cose c'è anche le modalità da noi preferite per ricevere donazioni. L'ho già spiegato, credo ci sia bisogno di un'ulteriore specifica, perché purtroppo alcuni donatori distrattamente hanno commesso un errore. Quando si fa la donazione tramite PayPal, ragazzi, che è il canale preferenziale per noi perché va a bypassare la tassazione che c'è da YouTube sulle donazioni, quando si fa questa cosa vi dovete ricordare, oltre la causale che avete scritto tutti, di mettere l'opzione dona ad amici e familiari. In questo modo PayPal non si prende un centesimo di commissione. Purtroppo ci sono persone che hanno fatto delle donazioni dei 40 euro, me ne sono entrate 32, per farvi capire, ok? Quindi ci tenevo a specificare questa cosa qui. Ringrazio tutti quanti coloro che stanno contribuendo a darci supporto appunto in questa nostra avventura, in questa molla che è scattata in me e Fabrizio così improvvisamente negli ultimi giorni di ferie. Improvvisamente è scattata in noi questa cosa di farci lo studio in un momento, in un punto poco utilizzato di casa. In realtà è esterno a casa, è fuori casa. Chi ha fatto la donazione riceve in esclusiva i miei video e ha capito di cosa parlo. Però insomma i lavori procedono, stiamo andando bene, abbiamo però bisogno davvero, ragazzi, del vostro aiuto. Ve lo ribadisco ancora una volta, perché credetemi, ci stanno tante spese. Il sottoscritto ha cacciato già praticamente 1000 euro per questi lavori. Vi rendete conto che c'ho una famiglia, e togliere 1000 euro alla famiglia è tanta roba, ragazzi. Quindi serve un aiuto importante. Qualunque sia l'entità, vi chiedo supporto alla community, specificando una cosa: a chi ha già fatto donazioni non accetto da loro altri soldi. Ve lo dico proprio chiaro e tondo, non li accetto. Voi avete già fatto, basta. Si deve attivare tutta la community, ci deve dare una mano tutta la community e non solamente i soliti. Chi ha partecipato già e ha fatto il suo passo, indipendentemente dall'entità dell'offerta che ha fatto, anzi del contributo che ha dato, perché questo è un vero, è come se state con noi a preparare lo studio, quelli che ci aiutano, basta, non voglio più un centesimo da queste persone, lo dico proprio onestamente. Pretendo un aiuto, pretendo, oddio che brutta parola mi è uscita fuori, vi chiedo scusa, desidero un aiuto da chi proprio non ha ancora dato concretamente una mano al nostro canale. E poi ne trarrete tutti il beneficio, perché oltre a venire in studio potrete comunque vedere un ambiente molto, ma molto più professionale, oltre ad avere una qualità audio assolutamente di prima fascia, di prima categoria. Detto ciò, ragazzi, torno alla partita di ieri. Ieri c'è stato una giornata per il nostro canale talmente compressa, piena di contenuti, che non ho avuto proprio modo di trovare uno spazietto per pubblicare ieri questo video che vado a fare oggi, perché comunque per noi è un punto per rifiatare un attimino. Questo video va anche un attimino a sancire la fine del discorso della pagina legata all'Europa League. Voltiamo pagina e dopo sto video ci si concentra sulla partita di campionato di domenica pomeriggio. Ma la Lazio di ieri va interpretata. La Lazio, scusate, no, di ieri, di giovedì, è la Lazio che ha vinto in casa del Twente, una Lazio che si è messa, nessuno gli ha fatto regali, nelle condizioni di giocare in superiorità numerica per 90 minuti praticamente, compreso il recupero. Si è messa proprio in quelle condizioni per suo merito. Una Lazio che
pronti, partenza via, è andata subito a giocare in Olanda il suo calcio in un ambiente molto, molto caldo. Vi avevo detto cosa mi incuriosiva della Lazio di ieri in Olanda, e in effetti, ragazzi, la Lazio ha sorpreso sul ritmo, clamoroso ma vero, perché questo è un dato di fatto, ha sorpreso sul ritmo la squadra olandese. La Lazio si è fatta scivolare addosso l'ambiente caldo di uno stadio pienissimo, si è fatta scivolare addosso tutto, ha cominciato a fare il suo calcio, macinare calcio, giocatori alti, grande intensità, e è una Lazio bella, è una Lazio che ormai ha una sua identità, la Lazio non può cambiare, ormai sono 10 partite che ha giocato così, 10, 11, quelle che so, non può cambiare la Lazio, è impossibile, la Lazio è questa, dobbiamo solo augurarci che fisicamente questa squadra regga, perché se è così, amici miei, sta Lazio ci darà una marea di soddisfazioni quest'anno. E ve lo dice uno che aveva la credibilità nei confronti di questa squadra ridotta a zero, a zero. Ve lo dice uno, e io sto qua, come dico sempre, ci metto la faccia, è il mio motto, che ha tirato pure cacca addosso a questa squadra. Ovviamente di riflesso era riferita alla società e al pessimo operato della società. Vi dissi anche una cosa, st'estate, ricordatevi, e qualcuno me l'ha sottolineato durante la diretta di giovedì sera. Ragazzi, resta un'unica salvezza a noi. Il culo di Lotito, che tutte le volte che ci sono i presupposti per fare il capitombolo, per capitolare, si sa perché le squadre di Lotito, Lotito prende e va ad avere la botta di culo e invece fa una grande stagione. I presupposti ci stanno tutti, manteniamo la calma, continuiamo a volare bassi, abbiamo la fortuna di avere un bel mix di giocatori tra giovani che sono anche un po' spensierati, nella loro spensieratezza dobbiamo dargli la libertà di sbagliare e ci sta, abbiamo un giusto mix con giocatori di meravigliosa esperienza come Pedro, anche Pedro era un altro di quelli che st'estate avrei mandato via proprio a calci, ve lo dico sinceramente, in maniera anche bruta, e invece eccomi qua a dire che st'estate vi ho raccontato una stronzata, ragazzi, era un mio pensiero dell'epoca, ma quando sbaglio io sto qua e dico che ho raccontato una grande stronzata. Baroni si sta dimostrando assolutamente un allenatore A, calato nell'ambiente Lazio in maniera profondissima, B, un allenatore che ci sa fare. Ragazzi, c'è poco da fare. Avevo erroneamente bollato Baroni come un allenatore, cioè per me l'arrivo di Baroni era la fotografia del ridimensionamento della Lazio. Posso dire una cosa? Se questo vuol dire ridimensionamento, che ben venga. Baroni, tanta roba, e il riflesso di questo suo enorme lavoro lo abbiamo visto anche ieri. Ieri ancora una volta un enorme lavoro della squadra in campo, che ha giocato davvero con grandissimo ritmo, ha strameritato di vincere. Era una partita che la Lazio doveva vincere 4-5-0. Ecco, l'unico aspetto che voglio nel dettaglio andare sul quale voglio soffermarmi è che magari andava chiusa sta partita prima, però le occasioni ci sono state, un palo, una traversa, almeno altre quattro parate importanti del portiere, insomma la Lazio ha fatto il suo. È una Lazio che ha assolutamente dominato la partita in largo e in lungo, è una Lazio che ha fatto calcio, è una Lazio che davvero, amici miei, è bella, è bella. Abbiamo sorpreso l'avversario sul ritmo, l'abbiamo sorpreso col gioco, con la nostra presenza importante in area di rigore loro. Ragazzi, ci fate caso che tutte le squadre che giocano contro la Lazio spesso commettono errori banali in fase di impostazione del gioco? L'ha fatto la Juve nell'ultimo turno di campionato, è successo ieri, ma lo vediamo fare tante volte. Ragazzi, non è che andiamo ad affrontare squadre scarse, è che la Lazio mette l'avversario, lo mette talmente sotto pressione, tocca andare alti, lo diceva pure Baroni nell'intervista post partita, stare alti, andare su, è l'unico modo per le caratteristiche dei giocatori che si hanno. Beh ragazzi, Baroni sta dimostrando ancora una volta la sua dote, su questo me l'avevano già parlato bene da Verona, è un allenatore che adatta molto bene, si sa adattare molto bene al materiale umano che ha a disposizione. Alla Lazio rimprovero della meravigliosa partita di ieri, meravigliosa, ce l'ho con chi criticava ieri nei commenti, l'altro ieri nei commenti durante la diretta, meravigliosa che abbiamo assistito a Twente. La Lazio, col Twente, no a Twente,
non so nemmeno come cacchio si pronuncia la città, dove gioca il Twente, vi chiedo scusa. Allora ragazzi, la Lazio ha saputo dimostrare anche nella partita di Europa League di saper leggere la partita. Nel momento in cui la Lazio tira un pochino il fiato, arretra il baricentro, quando qualche amico, se non sbaglio Filippo, quando qualche amico invece diceva che la Lazio era ridicola, era una Lazio brutta da vedere, che stava giocando male, la Lazio arretra il suo baricentro di una quindicina, 20 metri, il Twente prende coraggio, sale di avanza di baricentro e la Lazio poi si costruisce con le sue veloci ripartenze, con i suoi veloci cambi di fronte, i contropiede, e in uno di questi la Lazio va a chiudere il match. Quindi per favore, prima di giudicare, sappiate dare un po' di lettura alla partita, perché io ve lo giuro, a me vedere la Lazio criticata anche nella partita dell'altro ieri mi fa capire che battaglia dura ci spetta. Che battaglia dura ci spetta. A che fare? A cambiare la testa del tifoso laziale. A cambiare la testa del tifoso laziale, ragazzi. È questo il discorso. Ci spetta una dura battaglia, ma non dobbiamo mollare. Non dobbiamo mollare. Gran bella Lazio, anche in Olanda, ha fatto davvero il suo... Ormai sappiamo quello che fa la Lazio. Sappiamo che la Lazio giocherà alta, che presserà come una matta, sappiamo che la Lazio tirerà tantissimo in porta, creerà tante occasioni da gol. Beh, partire da questi presupposti è davvero tanta, tanta roba, amici miei. Partire da questi presupposti è un qualcosa di bello corposo, di succulento, onestamente. Quindi brava Lazio, brava Lazio. Ancora una volta vi dico la verità, mi ritrovo a commentare con il cuore pieno, cercate di capire il senso che vi sto dicendo, con il cuore pieno questa bella Lazio, questa Lazio che davvero, amici miei, gli si può di niente, non gli si può di proprio niente a sta Lazio, ragazzi, niente, niente, niente. È proprio una squadra che gioca calcio, sciorina calcio in maniera molto molto bella e soprattutto, amici miei, di grandissima qualità, perché questo è andato di fatto, è proprio così, ragazzi. Quindi brava Lazio, bella Lazio, non si può dire proprio niente, applausi alla nostra meravigliosa Lazio. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, io sono contentissimo di questa Lazio, io l'ammiro sempre di più, perché è davvero una Lazio bellissima e dobbiamo essere tutti fieri e orgogliosi di questa squadra. Vi mando un abbraccio forte, forza Lazio, avanti a testa bassa, si volta pagina, basta parlare d'Europa, scatto mentale. C'è il campionato che ci aspetta, c'è il Genoa, l'Europa già non ci interessa più. Ciao!